Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Beh, come previsto ampiamente, il Tribunale del Riesame, il TAR di Palermo, boccia l'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che aveva chiuso gli hotspot, i centri di accoglienza, vietato l'ingresso a qualsiasi nave nelle acque territoriali antistanti la Sicilia e aveva disposto l'immediato allontanamento di tutti i clandestini dall'isola con un ponte aereo del governo. E il Ministero dell'Interno con il governo avevano ribadito che era ed è competenza dello Stato la questione clandestini, migranti, sicurezza, ma Nello Musumeci dice: attenzione, non è una questione che io sto cercando di sopraffare quelle che sono le competenze dello Stato, di appropriarmi di competenze altrui. Io sto parlando di sicurezza sanitaria, visto che lo Stato è proprietario di questi hotspot, li gestisce, ma non rispetta all'interno di questi centri le condizioni di sicurezza minime, sanitarie, di distanziamento, di promiscuità, io li chiudo per tutelare per avere tutela sanitaria verso sia i siciliani, verso gli stessi migranti. Lui, Nello Musumeci, aveva paragonato questi centri di accoglienza dopo delle visite come dei campi di concentramento, persone ammassate senza distanza di sicurezza, senza bagni, senza nessun tipo di livello minimo riguardante anche i diritti umani. E così, come ben previsto, io vi dicevo, la legge è uguale per tutti, ma dipende, ma il giudice no. La legge è uguale per tutti, ma il giudice no. Dipende da chi trovi. Abbiamo visto quello che è successo a Salvini con le intercettazioni di Palamara e dobbiamo attaccarlo in quanto uomo di centrodestra. Avete visto quello che è successo a Silvio Berlusconi? Cos'è che gli aveva detto Franco, il giudice Franco, che non c'è più? Ah, lei deve essere attaccato in quanto mascalzone, mascalzone. E quindi, sinceramente, io dopo aver visto condannare Berlusconi per probabilmente qualcosa che non ha fatto, visto questi audio saltati fuori, e poi avendo ascoltato le intercettazioni di Palamara che parlava con altri magistrati, diciamo che la mia fiducia nella magistratura è scesa praticamente quasi quasi a livello zero. Certo, io avevo una grandissima stima dei giudici Falcone, Borsellino, degli eroi diventati per me negli anni. E certo, vedere Palamara e i suoi amici, dobbiamo attaccare Salvini in quanto uomo di centrodestra, certo hanno dato un duro colpo alla credibilità della magistratura. Certo, saranno magari un gruppo piccolo, non lo sappiamo. I magistrati alla Palamara quanti sono? 5, 10, 20, 1000, 5000, 8000? Quanti sono? Nessuno ce lo sa dire, nessuno lo sa con certezza quanto sia la corrente, chiamiamoli così, i giudici alla Palamara, quanti sono su 11.000 magistrati che ci sono in Italia? Non lo sapremo forse mai, però abbiamo la certezza che ci sono, esistono. Prima erano solo delle leggende, no? Nessuno li ha mai visti, ma ci sono dei giudici che sono contro la destra. In realtà abbiamo visto la loro reale esistenza, l'abbiamo ascoltata. Quindi, quando io ho sentito che il governo si rivolgeva al TAR contro l'ordinanza fatta da un presidente di regione, chiaramente di destra, non di centrodestra, ma di destra, perché Nello Musumeci arriva dall'MSI, Movimento Sociale Italiano, che era il nuovo partito fascista, perché voi sapete che nella Costituzione è vietato per legge costituzionale la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto PNF, Partito Nazionale Fascista. Quindi Nello Musumeci viene dall'MSI, il partito fascista con un altro nome.
poi diventato AN, Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini. E quindi poi ha lasciato anche AN, è andato in un'altra, la destra se non sbaglio, poi la lista Musumeci, quindi Musumeci è un uomo di destra. E quando io ho sentito che il governo si rivolgeva al TAR, al Tribunale del Riesame di Palermo, io ho pensato, ho detto, ma ecco qua, secondo me, al 90% dei casi diranno che ha ragione il governo, anche se palesemente la ragione è del governatore, o meglio presidente, come dice l'Accademia della Crusca. Governatore non è corretto chiamare governatori, sono presidenti di regione. E il presidente di regione ha ragione, lo hanno accusato in tutti i modi, lo hanno accusato in tutti i modi. Fascista, cattivo, disumano, mostro, gli hanno detto, perché poi si sono scatenati i buonisti. Beh, i buonisti all'arrembaggio, no? Tutti schierati con i cavalli, tipo il gladiatore, no? Contro Musumeci, tutti buonisti, no? Da Chef Rubio a Gad Lerner a tanti altri, tutti all'arrembaggio contro questa volta Nello Musumeci l'hanno chiamato fascista, ma credo che realmente lui non credo che se ne vergogni o rinneghi. Quindi questa volta hanno detto fascista a uno che probabilmente, spero non me ne voglia, il governatore, ma io credo di aver capito che dal suo curriculum lo è stato, forse, magari adesso non lo è più. Non lo so se ci si può definire ancora fascisti o non fascisti, chi lo sa. Forse sicuramente lo è stato, magari adesso che è più grande con l'età, ha assunto opinioni e idee diverse, non lo so, però non ci sono andati tanto lontani. Però comunque io non avevo quasi dubbi che il TAR bocciasse l'ordinanza di Musumeci, che secondo me era assolutamente giusta, perché ha messo in luce l'incompetenza totale e agghiacciante di questo governo, che è impegnato a fare lo ius soli, a smantellare i decreti sicurezza di Matteo Salvini, a fare come la Bellanova, le regolarizzazioni di clandestini, documenti, porti aperti, diciamo, smantellazione dei decreti sicurezza. Diciamo che il governo sta andando nella direzione opposta di quella che dovrebbe andare nel tutelare le leggi e lo Stato italiano. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata, arrivederci.